dire, bene, sparo, sparo, niente, mosso cacchia mari, molto mari. Un applauso a Dugan, grande, e all'Associazione Nazionale Carabinieri di Terracina. Buonasera dallo stadio Bruschini di Anzio per la partita del cuore. Sono qui con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Laura Nolfi e il delegato allo sport Massimiliano Millaci. Chiedo intanto a Laura cosa pensa di questa prima edizione della partita del cuore, questo grande evento di beneficenza per i bambini. Sì, buonasera, è un importante evento perché comunque mi hanno comunicato che è stato raggiunto l'obiettivo. In realtà è un grande evento e dove c'è beneficenza è comunque una di quelle tematiche che raccoglie tutti, dai più piccolini, come vediamo lo stadio è pieno di bambini, ai più grandi, quindi è assolutamente importante, anche perché diventa anche un momento di riflessione per la cittadinanza e di condivisione. Quindi benvengano questi eventi, ringraziamo tutta l'organizzazione, tutti i colleghi dell'amministrazione che hanno collaborato insieme a noi e personalmente il sindaco e anche il delegato allo spettacolo, che veramente è un evento così, non è semplice organizzarlo perché come città non siamo poi così tanto organizzati, e invece questo è anche un risultato per noi perché ci siamo riusciti ed è stato tutto svolto nel migliore dei modi, quindi assolutamente un grazie a tutti per la collaborazione e soprattutto a tutte le persone che hanno partecipato e che sono intervenute in questa brillante iniziativa, quindi soddisfatta al massimo. Grazie ancora Laura, adesso chiedo qualche emozione da parte di Massimiliano per questo evento. Buonasera a tutti, prima di tutto. L'emozione è grande perché portare a vedere questi bambini, circa 2000 bambini tra questi che vediamo della scuola calcio dell'Anzio, del Nettuno, del Marconi, di tutte le squadre, le Falasche, che sono tutti intervenuti, è la cosa più bella. Poi l'emozione è grossa perché poi abbiamo visto Olimpia, che è l'Aquila fondamentale per la Lazio, è stata veramente una bella, bella iniziativa. Grazie a Massimiliano e Laura e buon proseguimento di giornata. Ciao. Un applauso alla Manuela, prego, a te. Italia, Italia, c'è destra. Grazie Manuela. Grazie, un inno che sentiremo spesso quest'estate. Allora signori, io fossi in voi inizierei a guardare verso l'alto. Il vostro contributo andrà al CERS affinché sappiate di che cosa si tratta. Il CERS è una onlus che si occupa di aiutare tutti quei bambini e le famiglie, bambini con gravissime patologie che prevederebbero la loro assistenza quotidiana in seno ad un ospedale, di farlo invece a casa loro, garantendo medici professionisti che gratuitamente e a livello domiciliare permettono alla famiglia di rimanere unita, perché molto spesso questi bambini, per poter essere mantenuti in vita, devono andare in strutture ospedaliere molto lontane dalla loro città d'origine. Ecco, la Onlus CERS, alla quale voi partecipando oggi state dando un importante contributo, si occupa proprio di questo. Quei bambini, grazie, non lo possono dire, ve lo dico io a nome loro. Grazie Paolo e grazie anche per la tua sensibilità. Come ho spiegato prima, noi siamo dei miracolati da nostro Signore perché ci divertiamo e facciamo un lavoro divertendoci, dunque è giusto di poter arrivare per aiutare le persone che invece purtroppo sono meno fortunate di noi. Grazie. Grazie a voi, adesso mi auguro che i paracadutisti gli esabra sto paracadute, perché se no assisteremo ad un'altra cosa, ma il Signore lì che c'era prima si è... della battaglia di El Alamein, complimenti maestro, complimenti per il coraggio profuso per la patria. Adesso ci potrà spiegare, mentre il lancio avviene, cosa tecnicamente stanno facendo questi paracadutisti, perché per me, che non mi sono mai gettato, diciamo che è una congrega dei suicidi questa, però invece c'è un'arte e una tecnica che lei ci potrà spiegare appieno, se la ricorda, giusto?
Devo precisare che questo è un lancio di tipo civile. La sezione paracadutisti LAMP di Anzio Nettuno effettua corsi di tipo militare. Cioè atterrate con le bombe a mano, come funziona? E quindi non c'è il nemico oggi. E il terreno, bisogna stare attenti solo a quando si atterra. Il nemico è la forza di gravità che, se non viene ovviata col paracadute, prevede lo spiaccichio, diciamo, del... Paolo, sta prendendo fuoco qualcosa o è il segnale? No, stanno segnalando ai paracadutisti che questo è lo stadio, perché non finiscano una cicoria laggiù. Li invitano a tenere presente la localizzazione del... Allora, ha detto che beccano il centro, secondo lei lo fanno? Ma certamente, sono ottimamente addestrati. Il centro paracadutismi ARMA ha degli istruttori in gamba. Quello è quello col pallone. Adesso vediamo come rimbalza. Uno sta andando altrove, perché alcuni sono per la manifestazione qui, altri per altre manifestazioni nel Lazio. E seguendo i venti si spostano dove è necessario. Ecco il primo che arriva. Guardate che meraviglia. Di là. Di là. Bravo. Fantastico. Ecco questo. Oh, amore, di là. Bravissimo. Evitano le luci. Pigliano una leggera curva. E all'autogrill girano, questo c'ha il casco però, questo non aveva tantissima fiducia nei mezzi, l'enorme angioma o è... Ah, è... E il pallone! Fantastico, vedi? La Lazio fa volare l'Aquila, Lanzio Lavinio fa volare i cristiani. Nel cielo bianco azzurro brilla una stella, che in tutto il firmamento è sempre la più bella, ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio, sul lato verde vola più forte. Lazio non sarà mai sola. Tutti insieme!
buonasera, sono col sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, tra i promotori di questo importantissimo evento di beneficenza. Sentiamo Luciano che ci vuole dire riguardo questo evento. Beh, innanzitutto volevo ringraziare l'organizzatrice per questa particolare manifestazione di beneficenza, Maria Teresa, che è veramente un angelo, e ringraziare anche la città di Nettuno per aver partecipato, ha dato il suo apporto come sempre in momenti così importanti quale questo. E noi siamo molto vicini e solidali con la città di Nettuno in queste circostanze, cosa che sarebbe importante fare continuamente. La manifestazione sta avendo un grande successo per raccogliere fondi per bambini malati oncologici, speriamo, sono certo, vista la grande presenza, che si raccoglierà molto quest'oggi, e spero che questa manifestazione sia la prima di una lunga storia. Allora, speriamo anche noi, vi saluto, buona serata. Allora, sono Luigi Visalli, l'assessore allo sport del Comune di Nettuno, il quale insieme al Comune di Anzio ha partecipato alla promozione di questo importantissimo evento di beneficenza. Sentiamo qualche parola, qualche emozione da parte di Luigi. Beh, innanzitutto complimenti all'organizzazione per l'ottima riuscita dell'evento e soprattutto per lo scopo, che è quello del reparto oncologico del Bambin Gesù, che è la cosa più importante. Ovviamente l'amministrazione sia di Anzio che di Nettuno non potevano che star vicino a questo evento con tutto quello che è nelle nostre possibilità per l'organizzazione intera, quindi siamo qui anche noi per dare il nostro contributo. Una bellissima giornata non solo di sole ma di sport, di spettacolo e di tanti artisti importanti. Abbiamo sentito un bellissimo inno nazionale cantato da Emanuela Villa, Paolo Bonolis col suo spirito, Baldini, tantissima gente, quindi tutto riuscito, grazie anche all'organizzazione, ripeto, per lo scopo poi che è quello più importante, per un reparto delicato del Bambin Gesù, quella è la cosa più importante. Ringrazio l'assessore Visalli, buon proseguimento di serata. Nel cielo bianco azzurro brilla una stella che in tutto il firmamento è sempre la più bella, ed ogni volta che tocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. La